Il caffè gramofon mi fa sempre pensare a papà. Ogni mattina, prima di andare al lavoro a Londra, preparava il caffè. Non riuscirei a dimenticare quell'aroma neanche se lo volessi. Che bel ricordo. Immagino di sì. Non riesco mai a capire se i miei genitori mi mancano davvero. Non abbiamo mai avuto molto in comune. Erano cresciuti in altri tempi, in altri luoghi. C'era un grosso divario generazionale. Non è colpa mia se i miei genitori ascoltavano musica incredibilmente orrenda. Quando sono partita per il college non siamo rimasti molto in contatto. Va bene così, devi esserti sentita sola. Immagino di sì. Sai, non ho molti ricordi della mia infanzia. Avevo amici, ho fatto esperienze, ma a ripensarci adesso mi dà sempre l'impressione di qualcosa che succedeva intorno a me senza che io partecipassi davvero. Come se non fossi mai stata al timone. Sono stata una bambina sfigata e poi un'adolescente sfigata. E da adulta, beh, c'è ancora tempo per vedere come me la cavo. Forse devo solo farmi qualche amico in più finché sono nuova e viral. Nessuno ti dice mai che farsi amici da adulti è difficilissimo. Beh, noi siamo amici. Tra noi è più facile. Abbiamo, beh, un hobby in comune. Ah sì? Sì, cerchiamo un portale magico. Direi che è un hobby, no? Direi di sì. Certo, spero che continueremo a vederci, anche se non troviamo il portale. Sei carina quando arrossisci, mamma mia, ci proviamo proprio spudorato. Ah, non puoi farmi dei complimenti così a tradimento. Non so come reagire. Mi chiedo a riccio. Sono più stanca del previsto. Secondo te trasformarsi e combattere conta come esercizio fisico? Sono a pezzi. Comunque, forza, andiamo a scazzottare i mostri e roba simile. Livello 3 di relazione, fantastico. 15% di forza. Non male, brava Meredith. Oh, il mio informatore principale. Che cos'hai per me oggi? Ho sentito che il capitano Penny Dreadful si trova spesso nel villaggio a rovina est di qui. Rovina ad est. Ok, ci siamo già passati da quelle parti. Vediamo che cos'ha il nostro nuovo mercante. Autodistruzione, decollo, multicopia, resistenza al vetro e resistenza alla terra. Dall'utilizzatore potenza PA e velocità. Carino, potrebbe essere buono. Prendiamolo dai, vediamo come va. Possiamo darlo sia a lui che allo scaloppe. Beh, a entrambi non farebbe male, sai? Adesso c'è il ranger. Ah, no? Strano. Ciao tesoro, cosa ti serve? Avere una manciata di questo pelo in tasca potenzierà la tua abilità elettromagnetismo. Oh, con un PA in più? Lo voglio. No, teniamoli tutti da parte. Ok, noi dobbiamo andare dall'altra parte della città ora. E qui c'era il muro l'altra volta che ci bloccava. Siamo dall'altra parte di Nuova Virra allora. Ecco qua, uno e due. Il ponte ora è abbassato. Oh, hanno abbassato il ponte. Potrei attraversarlo, ma ormai mi piace stare qui. Vabbè, si è arreso all'eventualità che ormai la sua vita è da questa parte. Ma dici che... No, dico di no. Però effettivamente per andare a prendere l'abilità di nuoto, questa è una strada giusta. Ma secondo voi, è quello il mostro che dobbiamo andare a prendere? Eccolo, vieni. Ah, come lo prendo? Cavolo, non ci posso arrivare lì. Devo farmi il giro da questa parte. Che cosa abbiamo qui? Ehi, e tu? Ma scusami. Va bene, addio Falenik per sempre. Si è attivato decollo. Beh, comunque un'abilità molto utile. Quindi, scusami, tu eri? Ora non capisco più se ero un uomo che sognava di essere un Falenik o se sono ora un Falenik che sogna di essere un uomo. È lui, sì, per forza è lui. Sembrava tutto tranne che il suono di una foca quello, sappilo. Beh, questa qui è una cattura facile, secondo me. Ovviamente l'acqua sull'acciaio lo rende arrugginito. Madonna mia, ma ci sono certe combinazioni di typing che sono interessanti in questo gioco, eh. Carichiamolo e colpisci duro, Meredith. 100% già solo con il nastro. Madonna mia, cosa sei? Shoto Todoroki. Lezioni di nuoto. Ok, quindi è letteralmente lenta, però ha buone difese. Il nuoto della sub foca, ora puoi nuotare in acqua, questa azione consuma vigore. Ok, ovviamente puoi nuotare per un tempo limitato. Vediamo quanto è questo tempo. Ok, si scarica molto lentamente comunque. Però già nuotare è una gran bella abilità. Vediamo quindi chi è il nostro avversario qua che corre molto veloce. Bello! Il calcastagni. Bellissimo lui, è uno squaletto dentro un robot. Dovrei riuscire a catturarlo.
Fatto. Cattura completata. Cacchio, 100 di tutto. Beh, oddio, non è terribile. Eccoti qua, Felix. Ehi. Oh, ehi, eccoti qui. Vuoi vedere cosa ho recuperato dei tristi ruderi della mia casa? Va bene. Nella mia vecchia vita ero un artista di zoti. Cosa? È più semplice se te lo mostro. Guarda. Questo è un rullo per zoto, si infila nello zootropio e poi si guarda attraverso la fessura. Lo zootropio ha un motore, quando premo il pulsante gira. Ok, sono animazioni prima del computer, insomma. La striscia dello zoto ha la stessa immagine disegnata molte volte, con piccole variazioni. Quando gira si anima e prende vita, vedi? Poi puoi tirare la leva per passare alla fila successiva per la prossima parte della storia. Ok, carino. Puoi raccontare un'intera storia e farle prendere vita, solo con i disegni. Sono ossessionato dagli zoti, sin da bambino. Un tempo ero molto popolare, poi è passato di moda. Ora è una tecnica di nicchia, almeno da dove vengo io intendo. In genere le storie a zoti parlano degli eroi della rivoluzione francese, come la Primula Rossa, ma da quando sono arrivati gli adattamenti hollywoodiani a nessuno interessa più il materiale originario. Mi sono appassionato a queste storie da bambino e le amo ancora da pazzi. Forse è per questo che ora faccio l'artista. Almeno sto cercando di inventare dei nuovi personaggi. E se non altro, un'isola piena di mostri strambi è perfetta per trovare ispirazione. Questo significa che forse tu potresti aiutarmi. Sto cercando una creatura particolare. Vorrei dare un'occhiata da vicino. So che si trova a Prato dei Ciliegi. È un guerriero con la spada di legno. Mi puoi dare una mano? Certo. Fantastico, ti dico la posizione sulla mappa. Ok, è molto in là per ora. Ora hai sbloccato Felix. Però ti chiedo di aspettare. Funghello. È stato osservato che sanno modificare le proprietà fisiche dell'oggetto su cui dipingono a seconda del colore usato. Carino. Vuoi vedere? È esatto che forse lui gli cambia il tipo a... ai mostri. Si può usare solo se l'utilizzatore ha una copertura attiva. Colpisce un bersaglio e si trasferisce la copertura. Si attiva sempre per ultima. Cioè se io mi cambio la copertura, poi la passo al nemico. Un po' strano come mostro, eh. In questo modo si attiva subito, gli passiamo già il tipo acqua a chiunque. La vuoi sapere una cosa strana? Avevo una cicatrice sul braccio, qui. Da piccolo ero caduto su una recinzione di filo spinato e mi ero fatto un brutto taglio. E ora non c'è più. Da quando sono arrivato a Nuova Virral? Non so cosa significhi. Ho pensato fosse interessante. Se riesco a tornare a casa, tornerà quella cicatrice. Chi lo sa? Ehi, tu! I mostri che ci sono più avanti ti manderebbero all'ospedale. Se sei sicuro di essere pronto per loro, fammi vedere di cosa sei capace. Beh, sei a livello 30, non credo che tu sia tanto più avanti. Che bellino l'ancillotto blu, sembra Sonic. Scusa, a quanto pare sei il fatto tuo. Procedi pure. Lì c'è un'altra fusione fuori controllo. E qui invece che cosa abbiamo? Perché è incredibilmente sospetta la cosa? Mimic? Materiale fuso, grazie. Sei per caso tu il guerriero di legno? Andata. Beh dai, a 100 di statistiche su tutto, sicuramente la sua evoluzione si specializzerà in una di queste. Lì c'è un cane. Ops. Come fai a fallire l'84%, maledetto? All'84% no, ma al 76 certo. Va bene, bravo. Vediamo se riesco a fare una cosina. Eccoci qua, grande mago. Ok, grazie alla pedana ora abbiamo uno shortcut. E qui abbiamo una chiesa. Piuttosto vecchia, voglio disegnarla, fai pure. L'essere umano perfetto sono tutti gli esseri umani del loro complesso. È un essere collettivo, siamo tutti noi insieme a costruire la perfezione. Te invece che c'hai da dire? Ti esorto a prendere parte al grande combattimento che è il combattimento della vita, più grande di ogni altro conflitto terreno. Che è un'enorme supercazzola per dire dai lottiamo. I cuori del no... Oh cavolo. Ok. Ah, particolare come cosa. Una fusione decente contro di noi, effettivamente. Porca miseria. Questo ha fatto male. Beh, abbiamo un nemico cosmico, abbiamo attacchi di plastica e acciaio, quindi almeno riusciamo a farlo arrabbiare un pochino. Possiamo farcela, vincere. Dobbiamo sperare che non faccia qualche colpo incredibile. Uff, meno male. Il mio fucile Raptor, possiamo farlo evolvere finalmente. Purtroppo andando a riposare la batteria scompare. No, è ancora lì, con... Tra l'altro ha reso la fiamma blu, va che figata. I tuoi nastri sono stati riparati e fucile Raptor finalmente si evolve. Diventando anche un buon attaccante, sia fisico che a distanza. Allora, io volevo farlo evolvere nell'altra versione, ma va bene anche così. Eccoci qua, perfetto. Ciao cagnolino. Wow.
È un cane amichevole. Dopo aver allungato la mano per farti annusare dal cane, controlli il suo collare. Il suo nome è Barkley, è un mini mangianastro attaccato al collare. Non ci sono informazioni sul proprietario, a parte il numero di telefono di 22 cifre. Anche Barkley deve essere bloccato a Nuova Viral. Barkley guarda la scogliera e guaisce, probabilmente vuole salire. Non si allontana da questo punto, forse se avessi un modo per fargli risalire la scogliera. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Ok, apriamo questo shortcut. Ecco fatto. E ci prendiamo questa cesta. Buono, buono, finalmente. Me lo stavo chiedendo quando è che ne avrei trovato un'altra. La vera domanda mi rimane, ma cosa mi serve la batteria adesso? Ah, eccolo. Ok, ci siamo. Ora tu l'affronti e io gli faccio il ritratto. Quindi è una battaglia da solo? Ah, ok, sì, sì. Ed è di tipo legno. Ok. Beh dai, abbiamo già iniziato la grande, voglio dire. Ah, proprio lui sta lì, ci guarda. Combattiamo da soli, proprio. Sette meraviglie, distruggilo. Quasi. Potrei catturarlo, però siamo da soli. Una parte di me dice che potremmo farlo. L'altra parte dice no, sei pazzo nel culo, non farlo. No, è bassissimo, sì, col cacchio. Addio. Oh, oh. Alto là! Yeah! E non tornare! E se lo catturavo? Ma chi sei? Aspetta! Ma tu sei... È andata via. Oh no... Oh no... No, e poi no! Io... credo che il mio passato stia tornando per tormentarmi. Torniamo da me, ti spiegherò tutto, lo giuro. Con la batteria in mano, così? Ah, ok, no. Deve essere qui da qualche parte, io... Eccolo! Ecco, questo è il mio vecchio blog notice di quando avevo 12 anni. Era con me nell'appartamento quando sono atterrato qui, per questo ce l'ho ancora. Guarda questa pagina. Si chiama Kuneko. È un personaggio che avevo inventato da bambino. È un ninja? Lei è la figlia di un angelo e di un demone, smarrita sulla terra e adottata dal mistico clan ninja. A 21 anni è partita di casa per una missione epica, conquistare 4 altari elementali e dimostrare di essere la più grande guerriera di tutto il paese. Beh, direi che sei migliorato da allora. Alle medie ho attraversato la fase anime, non mi giudicare, e chi lo fa? Chi non c'è passato d'altronde? So benissimo che è una cosa un po' da sfigati, ma no. Non ho la minima idea di come abbiano fatto i miei pessimi disegni di gioventù a diventare reali. Ma se Kuneko è davvero qui, in questo mondo, devo trovarla. Devo scoprire cosa c'è sotto. D'accordo. Ah, ciao Kuneko. Oh. Oh, che velocità. Prima mi hai salvato, mi conosci? Non ti ho incontrato, ma sento un forte legame con te. Oh, sì, ci credo. Dopotutto, ti ho creata io. Io? Ti prego, perdonami. Sono costernata di averti riconosciuto, creatore. Qualche tempo fa mi sono svegliata nel prato del nostro primo incontro. Conoscevo soltanto il mio nome e nel cuore avevo una missione. Sono le uniche cose che ricordo, creatore. Davvero non c'è bisogno che tu mi chiami creatore? Che ne dici di padre? No, non è affatto meglio. Padrone? No. Sensei, papino? Assolutamente no. Chiamami solo Felix. Parlavi di una missione? Yeah! Che tipo? Devo trovare i 4 santuari elementari di questa terra e sconfiggere le belve che la custodiscono. Solo allora dimostrerò la mia forza. Non potevo proprio inventarmi una storia migliore, eh? Kuneko, non devi partire per questa missione, non è reale. L'ho inventata io per dare un minimo di storia al tuo personaggio. E poi, le creature di Nuova Viral sono pericolose. Credi che io non abbia la stoffa per riuscirci, creatore? Ecco perché non ho altra scelta che dimostrare il mio valore. È tutto molto strano. Non lo penso solo io, vero? Strano come ogni cosa che succede qua, d'altronde. Ho creato un sacco di personaggi molto meno imbarazzanti. Perché proprio lei? Perché nonostante tutto è figa. Quindi non disprezzare ciò che hai creato, bastardo. Comunque sia, se Kuneko è qui solo perché l'ho inventata io, mi sento responsabile per lei. Dovremmo trovare quei 4 altari elementari e assicurarci che non si cacci nei guai. Non mi vuoi? Oh. Parte 1, tra l'altro. Trovi 4 altari alimentari insieme a Felix e rintraccia Kuneko. Allora, partiamo dalle basi. Ho bisogno di un po' di nastri. Allora, abbiamo poco ferro. Maledizione. Però i nastri di cromo sono le mega ball di questo mondo, quindi... Oh, Trifinge comunque... Mica male, sai? È successo un piccolo casino. Mentre stavo avanzando, è crashato il gioco. E mi ha perso tutto quello che ho fatto fino ad ora. Però...
Aia, che male! Però stavo cercando di catturarlo, stavo per dire. Ed ecco l'importanza di salvare sempre, ragazzi. La vera problematica adesso è una sola. Spero tantissimo che nella cesta di prima sia rimasta ecolocazione. Quindi Kuneko sta cercando gli altari e qua ne abbiamo già uno. Quindi questi altari esistono davvero? Ma pensa un po'. Kuneko! Kuneko! Devo dimostrare la mia forza, creatore. Per la mia spada aguzza, mostrati, guardiano! E il guardiano è una fusione fuori controllo. Falesetto, ok, quindi un Falenic e qualcos'altro. Ah, combattiamo in tre, quindi, Ok, beh, non sarà difficile. Proviamo ad avvelenarlo, non l'abbiamo ancora mai usata. Aia, male. Non mi aspettavo l'insetto che ci tirasse un pugno io, onestamente. Vediamo, ce la facciamo? Ce la facciamo. Oh, grazie. Ci ha alzato un muro. E ora, sette meraviglie. Mentre tu continua pure ad attaccare. Aia, che male. Tchum! Sette meraviglie, veramente. Ad ora, credo sia l'attacco migliore che ho, veramente. È il mio preferito in assoluto. Ok, Kuneko, fai qualcosa oltre a fare da supporto. Dobbiamo ucciderlo prima che faccia fuori qualcuno. Perfetto, stiamo decollando. Si vola! Beh, un po' più forte Kuneko la prossima volta, mi raccomando. Per l'ultimo colpo, sette meraviglie finali. Questo era quello che addormentava. Meglio di così non poteva andare. Ah, era Falenic e Tokusetto, cioè la sua evoluzione. Ok, ok. Tanto stanno dormendo tutte e due, quindi tanto meglio per noi. No, non è vero, uno si è addormentato e l'altro è confuso. Ok, colpisce anche l'altro. Perfetto, bravissima ragazza. Peccato che la collocazione ci sia finita. Yapa! Pium! Doppia uccisione? Thank you. Grazie per il tuo aiuto, creatore. Non mi vuoi parte 2 di già? Ma non mi servirà alcuna assistenza nella prossima battaglia. Proprio non demorde, eh? Ok, troviamo gli altri. Allora, prima che crashasse il gioco, un tipo a Nuova Viral mi aveva detto dov'era un altro di questi altari. Spero che me lo dica di nuovo. Ok, Dalek e Pedon Morto già si evolvono. Allora, iniziamo dal Dalek. Vediamo come diventa. Exterminate. Vidi in cursore. Mentre tu cosa diventi? 110 di attacco, tutto quanto. Pedon Morto a schele predicatore. E ovviamente tutto ciò che era d'acciaio era diventato di plastica. Mi sembra giusto. Allora, voglio vedere lui come si può evolvere. Vediamo se abbiamo qualcosa di buono. Ok, martello giocattolo. Sia per fare un po' di danno. Sono abbastanza sicuro di averne già visti altri. E se la mia teoria è giusta, ogni altare è in una delle direzioni, quindi nord, sud, ovest, est, e dovrebbe essere vicino sempre a un campo. E infatti qua era proprio attaccato. Quindi il prossimo guardiano è il guardiano di fuoco. Andiamo a vedere. Hey! Per il potere del sole e della luna, che comodamente splendono nello stesso momento, rivelati, guardiano! Beh, non ha torto sul fatto che il sole e la luna splendano assieme, perché la luna alla fine è illuminata dal sole. Si sta davvero calando nella parte. Forse sei tu che non lo stai facendo abbastanza. Cosa sei? Vediamo, posso renderti tipo terra? Così, adesso attacchiamo con l'acqua. In teoria è più veloce lui, giusto? Esatto. Così abbassa il suo attacco. Brava Kuneko. Beh, Kuneko ha fatto una cosa buona. Ora lui è di tipo terra e possiamo fargli più male. Se lo verniciamo anche con un colpo suo, poi possiamo anche assorbirlo. Lo so, mi dispiace. Sono di tipo terra, non mi fai male ora. Brava Kuneko che continua ad abbassargli le statistiche. Perfetto, madonna mia. Sto poveraccio non si riprenderà mai. Ottimo, l'abbiamo spento del tutto. Sono due pallottolotti. Vabbè, non ci servono allora, possiamo ucciderli. Cellule fuori controllo, sconfiggi 10 fusioni. Benissimo. Creator! Non mi vuoi parte 3? Combatte al tuo fianco, creatore, non mi sento degna. Guarda che non è niente... se n'è andata. Proviamo a cercare il prossimo santuario. Allora, sicuramente uno è da queste parti, di sicuro. Se non addirittura qua nelle nevi. Hai sentito parlare dell'altare misterioso nel profondo dei boschi di Istam? Stando alle dicerie, lì vivrebbe un demone che compie rituali occulti nel cuore della notte. C'è chi dice che sia un angelo, c'è chi è una ragazza gatto. Ok, grazie. Allora, Felix, sei pronto ad aiutare la tua creazione? Ah, proprio vicino a casa tua, poi. E questo qua, invece, per cos'è? Tipo erba? Aspetta, Kuneko!
Per il potere del ghiaccio e del fuoco che rendono al contempo calda e gelida la mia passione per la giustizia. Svelati, guardiano! Quindi sei di tipo erba? Sì, il dandileone e il cespuglietto. In teoria il ghiaccio sull'erba dovrebbe fare male? Non lo so, scopriamolo. Però io intanto ti trasformo anche in tipo acqua. Ok, lui è prosciugato. Mannaggia. Speravo un pochino di più, Kuneko. Non importa, vediamo. No, non le congela le piante, peccato. Però ora sei blu. Da budi da budae. E con questo invece verrai congelato. Troppe cure si sta facendo questo, eh. Ok, ora che possiamo assorbirti. Brava, brava, bel colpo. Però ora tocca a noi. Ok, ora in teoria è più lento di noi. Non credo che martello giocattolo gli faccia danno come credo, però. Vediamo se lo avveleniamo. Tanto di status gliene mancano, no? Voglio dire. Ok, meno attacco. Kuneko, mi serve qualcosa di un po' più forte. Non è difficile sto nemico, è solo fin troppo resistente per qualche arcano motivo. Ecco, pure, anche la difesa, giustamente, no? Come se ti mancassero le difese, no? Sputiamolo, vediamo se... Esatto. L'acciaio fa più danno al ghiaccio, perfetto. La punta acuminata di attacco di tipo metallo penetra il bersaglio tipo ghiaccio. Ancora, basta con ste cure. Perché non ho un tipo di fuoco adesso? Dai, dai, ammazzalo. Ah, di poco, Kuneko. Mancava così poco. Aia. Oh, finalmente è morto per il veleno. E dai. E così con questo turno dovrei riuscire a tirarlo giù con un altro 7 meraviglie. Distruggi. Ok, dorme. Non importa. Dormire è già uno status ottimo. Adesso la battaglia è vinta. Molto più semplice. No, Kuneko, adesso che sono di tipo erba potevi attaccare, dai. Ma porca. Allora, tiro di dadi, lancio un dado a 20 facce e viene moltiplicato il danno. Doppio 7 meraviglie, tanto mi sa che lo ammazzano, tutti e due. Perfetto. Non lo sapremo mai che effetto avrà l'1 o il 20. Però ho paura che il 20 tipo ammazza il nemico, l'1 ammazza noi. Funghetto è arrivato al massimo. Dai, così vediamo come si evolve il funghetto. Mi aiutate di nuovo, creatore. Non volevo che ti facessi male. Sai, non sono obbligato a fare tutto questo per impressionarmi. Ma io voglio farlo. So cosa pensi di me, creatore. So che ti vergogni di avermi creata. Lo vedo come mi guardi. Lo scopo della mia missione non è impressionarti. So che non c'è niente che potrei fare per renderti più fiero di me. Ora sono proprio giù di corda. Forse mi sono espresso male. Beh, so che non lo pensavi veramente. Ti conviene trovarla e scusarti. Io? Tu devi scusarti? Che cacchio vuoi da me? Sarà l'ultimo santuario, no? Eh beh. E qualcosa mi dice che potrebbe trovarsi in una di queste zone, visto che è piena d'acqua qua. Ok, il tuo funghello si trasforma. Zoologia parte 3. Il nastro funghello è diventato Fungog. Van Gogh fungo. Va bene, ci sta. Nastro tostapane, i tipi fuoco e partenza programmata. Ha una chance di usare automaticamente la mossa successiva nella lista a costo di 0 PA all'inizio della battaglia. La chance si riduce in proporzione al costo normale di PA della mossa. Quindi, meno costa, più c'è possibilità. Ci sta, aspetta. Potrebbe essere una bella idea. 7 meraviglie costa 4, è vero. E perché no? Mettiamo anche partenza casuale. Così nel caso succeda. Abbiamo una possibilità di iniziare la partita con ecolocazione, quindi tutti quanti. Partenza programmata, possibilità di usare 7 meraviglie. E se non dovesse andare, partenza casuale, possibilità di qualcosa. Che magari è 7 meraviglie. Oh, tentare non nuoce. Poi 4 non è sta gran costo di punti, quindi magari può andare. Ah, eccolo qua, aspetta. Il santuario dell'acqua. Però vorrei combattere contro sto tipo. No, forse meglio di no prima. No, saltato troppo presto. Adoro quando qualcuno mi racconta la storia dell'evento Cigno Nero che ha vissuto nel suo mondo di origine. Gli eventi Cigno Nero sono eventi storici importanti che si presentano a sorpresa e cambiano tutto. Ne ho sentiti di tutti i colori: insurrezioni fasciste, pandemie, guerre globali, cambiamenti climatici inarrestabili, catastrofi ecologiche e di microplastica. Prova a immaginare un mondo in cui sono presenti tutte queste cose assieme. Quanto sarebbero condannati? Consulente di storia. Aia. Il mio evento preferito è la guerra tra umani e squali del 2023. Avrebbe dovuto prevederla.
Peccato che non l'abbiamo vissuta, eh. Ok, credo sia quel gioco in cui devi... Esatto, era una cavolata. Girarli tutti. Ed eccoci all'altare. Kuneko, ehi... Il mazzo di carte è mescolato, ho pescato la mia ultima mano, scala reale! Guardiano, rivelati! Con queste frasi fatte del culo. Ok, prima l'aiutiamo e poi mi scuso. Ok, mi sa che è una foca più la sua evoluzione. Allora, è una battaglia veloce questo. Prima lo trasformiamo in ghiaccio, poi lo trasformiamo di nuovo in acqua, poi lo trasformiamo di nuovo in ghiaccio. Ok, Kuneko è più veloce di noi e anche lui. Madonna mia. Oh, sì, niente più. Però mi ha irrobustito, quindi meglio per noi. Madonna mia, sta per creparci quella lì. Madonna, ma è quanto è veloce questo? E non si è congelato. Ok, questa cosa è stata in attesa. Però mimetismo d'acqua. Così dopo lo ricongeliamo e al prossimo turno facciamo un cambio con Arkid. Così lo combattiamo anche con l'elettricità. Ancora? Ma quanto è veloce? Oh, meno male, siamo ancora vivi. Perfetto, guarda, meglio che cambiamo noi piuttosto che lui. Oh, è morta, poverella. Ok, ora abbassati un po' le velocità. Ah, orca miseria. Ma quanto è resistente e non gli fa effetto la mia tattica. Sai cosa? Vai, muro d'acqua. Ok, questa è stata in attesa. Ah, forse ha resistenza. Forse la resistenza gli impedisce di diventare tipo ghiaccio. Vabbè. Allora andiamo subito con l'altra tattica. Arkid e via. Colpi di fulmine, pam pam pam. Colpisci. Forse è il guardiano più resistente. Quello di prima era quello che continuava a ricaricarsi la vita. Questo è quello effettivamente più resistente. Però almeno è più lento di noi ora. Almeno sotto quel punto di vista siamo al sicuro. Allora, ora è una questione di dobbiamo sperare che muoia adesso. Perché essere corrosi non mi va proprio. E collocazione? No, niente. Stella cadente, così abbassiamo i PP. E tu continua a fulminarlo. Ok, dai, manca metà vita. Meno della metà. Eccola qua, andata. Ok, come immaginavo c'è la sua evoluzione e la pre-evoluzione. E ti dirò, se riusciamo io cerco anche di catturarla. Sette meraviglie. Dobbiamo fare attenzione a non uccidere quello grosso. Vorrei catturarlo, quindi cerchiamo di non ucciderlo, Felix, per favore. Ah, che sbotta, maledizione enorme. Forse era meglio che la prevedevo questa cosa. Non mi vuoi? Aiuta Felix a sistemare le cose con Kuneko. Kuneko, io... Ah, sono solo un pensiero dimenticato, non è vero, creatore? Un'idea con cui ti sei divertito ma poi l'hai scartata. Combattiamo con Kuneko? Per i lucenti poteri di terra, vento, fuoco e aria. Il mio vero potenziale si svela! What? Ma... ha unito in sé i quattro elementi. Ti vergogni ancora di me, creatore? Arcangelo Kuneko splendente, creazione liberata. Figata. Però, ah! Dai Felix, fallo. Grandissimo, grandissimo. Però è cosmica, cacchio, anche lei. Ok. Abbiamo imparato una cosa, però. Devo controllare se ecolocazione messa prima va prima di partenza programmata. Dobbiamo controllare. Allora, iniziamo a sputarla. Così va in berserk almeno. Secondo me ce la facciamo. Non dovrebbe essere difficile. Mi spiace, sorella. Torni, oh, mi rialzerò ancora mille volte più potente. Ormai io lo so cosa vuol dire non sentirsi soli sempre. Scusatemi, ho i brividi per la canzone. Mi dispiace, questa è tutta colpa mia, Geko. I nostri cuori sono all'unisono. Voglio sopravvivere per rimediare a ciò che ho fatto. Non chiedo altro. Come on. Forza, so che insieme aggiusteremo le cose. I cuori di Geko e Felix sono all'unisono. Vediamo com'è questa fusione.
Ark Sfinge, elettroacciaio, eh? Avrei sperato di più acciaio plastica ora come ora. Però, con 7 meraviglie, secondo me ce la caviamo. Sì, potenziati quanto vuoi, tanto io sto puntando ai bonus, quindi. Ok, io un turno ancora di muro lo farei, sai? Vai ancora con un turno. Perfetto. Decolliamo. Scivola! Dai che forse. Madonna mia, la fusione perfetta al momento questa. Era la fusione perfetta. Continuiamo con le 7 meraviglie. Dobbiamo puntare tutto agli status qui. Ok. Mi spiace, muro di plastica. Madonna mia. Sto muro di plastica proprio pam. Oltre ogni immaginazione. Ok, di nuovo. Muro di plastica. Oh, cacchio, è la strategia migliore che potevamo avere adesso. Mi spiace, sorella. Ho un muro di plastica troppo alto. Ok, dobbiamo sperare che rimanga in Berserk, così non fa status o altro. Quindi adesso, di nuovo 7 meraviglie, sempre per gli status. Non mi importa che si energizzi i punti PA. Adesso siamo veramente troppo avanti. Dobbiamo continuare su questa strategia qui. Ok, di nuovo il Berserk. Ok. Dovremmo riuscire a farcela perché tanto dorme per un altro turno, quindi no. Giusto per stare tranquillo. Beh no, dovrei riuscire ad ucciderla. Dai, colpo finale, 7 meraviglie. Pium! Avvelenata. Non sarebbe mai sopravvissuta, insomma. Il tuo vigore è aumentato del 14%, ora puoi planare per 4 secondi. Kuneko, mi dispiace tanto. Mi vergogno di te e delle altre mie creazioni adolescenziali. Ma bisogna pure iniziare da qualcosa. Se non ti avessi immaginata, se non ti avessi disegnata, non sarei l'artista che sono oggi. Non devo far finta che tu non esista. Devo apprezzare te e quello che significhi per la mia arte. What? Dici davvero? Sì, e poi eri proprio uno schianto poco fa. Creatore! Ok, calmati. Scusa se ho cercato di ucciderti, creatore. O meglio, scusa se ho cercato di ucciderti, Felix. Tranquilla, è tutto perdonato. Kuneko, c'è qualcosa che devo sapere. Come fai a essere reale? Non capisco proprio. Non lo so, ma se vuoi sapere cosa penso, allora ecco. Forse dopo che hai creato qualcosa, la creazione non ti appartiene più. Le idee cambiano e crescono spontaneamente. Tu sei l'artista, creatore, Felix. Dovresti saperlo meglio di me. Ok, la tua missione è finita? Non credo di potervi seguire nella vostra umile cittadina. Non è quella la mia strada. No, devo vivere la mia vita e seguire il mio cuore di cristallo ovunque mi conduca. Buona fortuna allora. Beh, se qui le nostre strade si dividono, sono felice di averti incontrata, Kuneko. Addio, creatore Felix. E addio anche a te, silenzioso amico del creatore Felix. Ecco, il mio potere lo dono a te, come ricordo delle battaglie combattute assieme. Il nastro? Ma smettila! Che figata! Figlia di un angelo e di un demone, Kuneko è stata abbandonata e danneggiata alle porte di un covo di clan ninja. Addestrata dalle arti ninjutsu e dell'amicizia, Kuneko ora viaggia alla ricerca dei 4 santuari elementari del potere. Riuscirà mai a trovare la sua vera vocazione? Ma certo! Certo che ce la farà! E se questa qua si evolve, mi diventa anche cosmica! Il che potrebbe essere una gran bella idea! Ottimo! La metto nei preferiti! Kuneko, tu vieni con me, sappilo, è ora nel deposito. Possiano i nostri ricordi ardere come fari che illuminano il nostro cammino verso il futuro. Non è molto brava con le metafore drammatiche. Beh, è stata un'esperienza interessante. E non parlo solo del fatto che ci siamo combinati in un unico mostro. Quella è stata una cosa nuova. È meglio dire fusi. Confesso che mi ha fatto venire un po' di nausea, ma la prossima volta sarò pronto. Forza, torniamo a casa. Mi è venuta l'ispirazione per un disegno, immagino. Questa avventura mi ha dato un sacco di idee, ho voglia di disegnare più che mai. Voglio creare nuovi personaggi, voglio guadagnarmi da vivere con la mia arte e lavorare secondo i miei ritmi. Quindi sono pronto ad andare a casa. È quello che stai cercando, no? Un modo per tornare a casa? Sì, esatto. La via d'uscita. La gente in città dice che è impossibile, ma è impossibile anche che i personaggi dell'infanzia prendano vita, no? Se tu pensi che ci sia un modo, allora io ti credo. Conta pure su di me. Ah, un'altra cosa.
Oh, ecco il disegno di cui ti avevo parlato. Kuneko evoluta. Figata. Bellissimo. Non mi vuoi? Io direi che la voglio e come. Kuneko la mettiamo in squadra. Ora la fusione è disponibile nelle battaglie normali quando sei insieme a Felix. 5% in più di forza, che non è molto, ma comunque. Allora vuoi andare? Dicevi di sentire una diceria su qualcosa che sta accadendo nei boschi di Istan, giusto? Potrebbe essere la nostra prossima destinazione se vuoi. Allora, io già che abbiamo un po' di missione anche sui succhi a terra, andrei avanti anche col tipo Eugene, che tanto essendo un nostro companion sicuramente anche lui avrà la sua fusione più avanti.